Dalla morte della regina Elisabetta II l'8 settembre, il principe Harry e il principe William hanno fatto diverse apparizioni insieme, facendo sperare in una riconciliazione. Il duca e la duchessa del Sussex hanno fatto diverse apparizioni pubbliche negli ultimi giorni, mentre il paese e la famiglia reale si preparavano a dare l'ultimo addio alla regina. E durante questo periodo, il principe Harry ha ricevuto un certo numero di rami d'ulivo dalla famiglia reale, secondo un commentatore reale, suscitando speranze che i fratelli possano presto colmare il divario creato tra loro negli ultimi anni. L'esperto Mico Cleland ha detto a Us Weekly: "Abbiamo visto i fratelli uscire insieme e li abbiamo visti seduti l'uno vicino all'altro a volte. E sono sicuro che devono aver parlato anche a porte chiuse. Penso che ora sia il momento in cui il dolore unisce le famiglie, e abbiamo visto questo riunirsi. Quindi, se accadrà, penso che ora sia la migliore possibilità possibile, 2 giorni dopo la morte del defunto monarca." William e Harry sono usciti con le loro mogli Kate, la principessa del Galles, e Meghan per vedere alcuni dei tributi lasciati per Sua Maestà a Windsor dai fan reali in lutto. Durante la loro prima passeggiata congiunta in diversi mesi, Harry e William sono stati avvistati mentre si scambiavano alcune parole prima di separarsi per incontrare alcuni membri del pubblico. Punto. Le due coppie si sono riunite ancora una volta il 14 settembre, per una processione che ha portato la bara della regina da Buckingham Palace a Westminster Hall, dove il defunto monarca giaceva nello stato per 4 giorni interi.